Siamo abituati a pensare all'ostetrica come una professionista sanitaria che assiste una donna al momento della nascita. In realtà, non è solo questo il suo compito. Oggi siamo in uno studio libero professionale. Qual è la mansione che svolge un'ostetrica, quando pratica la libera professione? L'ostetrica si occupa di tante cose, dal preconcezionale, la gravidanza, al parto, al dopoparto, l'allattamento, la menopausa. Quindi sono tante le attività che si possono intraprendere. Per esempio, una donna può decidere di accedere allo studio quando sta programmando una gravidanza, quindi per agire in un'ottica di prevenzione e fare in modo appunto di affrontare la gravidanza in una maniera un pochino più consapevole, per esempio assumendo acido folico precedentemente, iniziando una buona alimentazione. Iniziando ad avere degli stili di vita sani. Poi abbiamo tutto il percorso della gravidanza, quindi si può essere seguiti dall'ostetrica fin dall'inizio, in un'ottica di continuità assistenziale, quindi si fa un percorso insieme, ci si conosce, si costruisce un rapporto, si crea un legame, molto intimo con la persona, con la coppia, con la famiglia. Poi si rimanda al momento del parto, quindi la stessa ostetrica che ha seguito la mamma durante la gravidanza sarà presente anche durante il parto e poi anche nel momento dell'allattamento, del puerperio, quindi tutta la parte successiva dove diciamo le difficoltà possono essere un pochino maggiori, le mamme hanno bisogno di sostegno, le coppie, le famiglie hanno bisogno comunque di sostegno nella ricerca di un nuovo equilibrio e l'ostetrica a quel punto viene ad inserirsi nelle attività quotidiane a casa. Poi abbiamo tutta l'area dell'età fertile, del pavimento pelvico, ad esempio, che è una branca che si conosce poco, mentre in realtà può avere diversi problemi. Tante donne hanno dei problemi con il pavimento pelvico, con il perineo, e l'ostetrica appunto può lavorare proprio in un'ottica di prevenzione, ma anche di riabilitazione, per far sì appunto che le donne possano avere una qualità di vita sana. Facciamo un esempio pratico di quello che avviene quando si segue una gravidanza. Lei è Chantal. È a 37 settimane e aspetta Vittorio. Lei ha fatto tutto il percorso di assistenza alla gravidanza con l'ostetrica, quindi in questo caso con me. La seguo dall'inizio della gravidanza e oggi appunto stiamo facendo la visita delle 37 settimane proprio perché ci stiamo avvicinando al parto, al momento del parto. Adesso andiamo a palpare la pancia. La palpazione ci permette di capire alcune cose della gravidanza, sicuramente ci permette di capire se il bambino è ad esempio a testa in giù, in questo caso sentiamo che si sta muovendo. Vero Chantal? E possiamo sentire come è posizionato, quindi dove si trova il suo dorso, che in questo caso è da questa parte qui. Possiamo sentire se l'utero è contratto o meno. Sentiamo il volume di liquido amniotico. E poi passiamo alla misurazione della pancia. È un test che è stato addirittura reinserito all'interno dei livelli essenziali di assistenza, la misurazione della distanza sinfisi-fondo, quindi si parte dalla sinfisi, dove si trova appunto l'articolazione, e si arriva fino al punto dove arriva l'utero e si fa una misurazione. Questa misurazione poi viene riportata all'interno di un grafico e ci dà il corretto andamento della crescita del bambino. A questo punto andiamo a sentire il battito di Vittorio. Al termine della visita si riportano poi tutte le informazioni che abbiamo raccolto sulla cartella ostetrica che appunto ci permette di avere tutto il quadro a portata di mano e appunto sempre a disposizione. Bene, la visita con Chantal è terminata e adesso ci vedremo più frequentemente perché ci stiamo preparando al parto, sicuramente insomma ci stiamo preparando ad un parto spontaneo e sicuramente nel momento in cui Chantal e Vittorio torneranno a casa avremo tutto un percorso successivo appunto domiciliare che permetterà appunto di valutare il corretto andamento dell'allattamento. La corretta crescita di Vittorio, il benessere della mamma, il benessere del bambino e appunto sicuramente il fatto di essere presente e dare un sostegno alla famiglia in questo nuovo processo in cui si trova un nuovo equilibrio insieme, dove si passa da coppia a famiglia.